Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo arrivati a meditare i misteri che io ho chiamato dello strazio del cuore, misteri dolorosi o dei dettagli sui misteri dolorosi ordinari che tante volte abbiamo meditato. Ho chiamati strazio del cuore perché tante volte ci fermiamo su quello che è il dolore esterno di Gesù, che senz'altro c'è stato ed è stato tremendo, tremendo. Però pensiamo che è tremendo ugualmente è stato il dolore del cuore di Gesù. E così adesso prenderemo un po' in rassegna alcuni atteggiamenti che sono capitati a Gesù e intorno a Gesù che l'hanno ferito nel cuore. Il primo mistero, infatti, noi contempliamo Gesù che prega nell'orto del Getsemani. Abbiamo già detto nel mistero ordinario, però sottolineiamo un aspetto particolare di questa preghiera. Senz'altro c'è il sudore di sangue, per cui l'emozione interna che scoppia anche esternamente. E questa emozione interna non è stata solo perché prevedeva quello che gli stava per accadere. Appunto, i dolori fisici, la morte in croce, come Dio sapeva tutto, ma perché era rimasto solo a pregare. Ci troviamo dopo la cena, l'ultima cena, Gesù si avvia in un luogo che frequentava spesso con i suoi discepoli. Andavano lì a pregare e molto probabilmente chi pregava era solo Gesù, unito al Padre come sempre, ma in un atteggiamento sempre così intimo e profondo che non ce l'hanno descritto, non potevano descriverci i discepoli. Vanno al Getsemani. Gesù si inoltra, ma non vuole rimanere solo. Ne chiama tre. Sono Pietro, Giacomo e Giovanni, già testimoni della sua trasfigurazione. Dinanzi a Elia e Mosè Gesù si trasfigura e i tre ammirano questo splendore di Gesù. Perché Gesù gli aveva concesso questo privilegio di vederlo glorificato, proprio perché poi l'avrebbero dovuto vedere in queste condizioni che il Vangelo stesso poi descrive. Perché per quanto poi il Vangelo dice che dormivano, tutti dormivano, anche quei tre che aveva accostato di più a sé e aveva presi da parte perché sapeva che erano deboli i discepoli, che si sarebbero addormentati tutti, però aveva chiesto qualcosa di particolare. Le richieste di Gesù sono sempre meravigliose anche se noi non ce ne accorgiamo e facciamo come gli altri, ci addormentiamo, siamo distratti. Tre dunque hanno potuto assistere, sentire probabilmente anche con le orecchie quelle esclamazioni di Gesù: non ne posso più, Padre, fa che passi da me questo calice, non la mia ma la tua volontà. Queste espressioni certamente le hanno sentite, però poi sono cascati dal sonno, proprio dice, cascavano dal sonno. Sempre quando ci stanno a contatto con qualcosa di grande, soprannaturale, a noi uomini ci prende la voglia, ci viene, cadiamo dal sonno, restiamo storditi, non riusciamo, non possiamo non solo non comprendere, ma nemmeno forse, non so, non è il suo fatto di capire, nemmeno di intuire quello che poteva passare in quel momento dinanzi ai loro occhi. Gesù che prega buttato per terra, solo e sente questa solitudine, la sente e la manifesta, va tre volte dai discepoli, tre volte. Non avete potuto vegliare un'ora sola. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Non lo dice di sé questa volta, lo dice proprio come un insegnamento per noi, perché la tentazione sta alle porte di ciascuno di noi, per non cadere in tentazione. Voi, l'umanità, lui si fa debole, tentato anche lì, Padre, no, che passi da me questo calice, Padre. Poi però quel sospiro: non la mia, ma la tua volontà. È un insegnamento per i discepoli, quel poco che hanno potuto sentire e poi descrivere, raccontare questa, un po'
preghiera un po' particolare di Gesù. Altre volte aveva pregato, ma in questo modo mai l'avevano visto pregare. Eppure cadono dal sonno e si addormentano. Fino a che Gesù alla fine, basta, adesso non c'ho più bisogno, è passato anche questo, quest'altra parentesi nella vita di Gesù, una parentesi di dolore, di Dio fatto uomo, uomo dolorante, a livello quasi della disperazione, a livello della disperazione, non disperato, ma padre, 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 noi non possiamo immaginare, chissà, come hanno fatto a dormire i discepoli dinanzi a questo spettacolo, per quanto potessero essere stanchi, probabilmente storditi per tutto quello che Gesù aveva detto loro nell'ultima cena. Un velo di tristezza senz'altro li avvolgeva, Gesù stesso era triste per quello che stava per capitargli. E loro invece si fanno vincere da quella che è la nostra debole umanità. Debole anche senza volerlo, perché non è che hanno voluto addormentarsi così volontariamente. Però è importante questo nella vita, quante cose ci capitano anche senza volerlo. Dobbiamo resistere di più, con Gesù, non è che siamo soli, perché questa preghiera di Gesù si perpetua. È una preghiera che poi è fatta per noi, ormai per lui no, ma per noi perché tutti, l'umanità si trova in quell'orto del Getsemani. Oggi il mondo, tutto il mondo è l'orto del Getsemani, ci sono alcuni luoghi dove veramente c'è lo strazio di Gesù, lo strazio del cuore di Gesù. Ancora oggi che sta nella gloria del Padre, Gesù continua a guardarci con il cuore straziato, possiamo pensare. Un cuore umano, perché quello divino non può subire sofferenze. Il cuore umano è questa la dimensione divina, misteriosa, che non sappiamo nemmeno come spiegare. Però Gesù è nelle persone che hanno il cuore straziato oggi come era quel giorno il suo. Magari sono abbandonati da tutti, scacciati, non lo sappiamo, emarginati, disprezzati, torturati, espulsi dalle case, dal paese. E queste persone hanno sofferto fisicamente, ma hanno sofferto anche molto nel cuore. Lasciare tutto. Parenti, casa, cose. E tante volte trovarsi anche soli, dopo che magari si sono messi in salvo, quelli che potevano, poi sono rimasti soli. Soli perché facilmente anche chi l'accompagnava è morto, non ce l'ha fatta. Ecco che si ripete allora questo strazio del cuore dell'umanità, che si sente sola. E qui il pensiero va, e mi piace che vada sempre a Maria, che segue Gesù. Lì non era presente Maria, non è descritta questa sua presenza, ma come una mamma, poi mamma perfetta, anche fisicamente, psichicamente perfetta, perché piena di grazia, la grazia avvolgeva tutta l'umanità di Maria. E Maria sentiva il pianto di Gesù, seguiva il pianto di Gesù, sentiva nel suo cuore lo strazio del cuore di Gesù. E sente oggi il nostro strazio dell'umanità che si trova nelle condizioni di Gesù. Invochiamola la Madonna, invochiamola per noi, se ci dovesse capitare di passare questi momenti, e qualche volta capita, anche se sono fugaci anche questi, speriamo, ma per quelli che subiscono questa ferita nel cuore, il dolore di tutto, il dolore del cuore, lo strazio del cuore, nelle mani di Maria. Amen, amen.